Stasera che presentiamo un film di 32 anni fa, non ci resta che piangere, che io lo vorrei rivedere insieme perché non l'ho più rivisto da allora, ed è un film che abbiamo fatto, diciamo, se ci fosse Massimo come sarebbe felice per questa serata, veramente felice, sarebbe veramente felice, era un grandissimo talento, un bel autore, un bel regista, un bel attore, un bel ragazzo pure. All'epoca quando lo facemmo abbiamo lavorato molto, ma lavoravamo proprio perché lui era lui e io ero io. Sapete quando due si incontrano, perché l'amicizia è come l'amore, quando ci si vuole bene o ci si ama, gli amici sono uguali, no? Quella è la cosa. Poi l'altra era quando facciamo il cavallo, non so se qualcuno se lo ricorda, Mario e Saveria ci sono. E noi, infatti, se lo notate, quando ora lo rifanno, voglio vedere anch'io, quel momento lì abbiamo dovuto tagliare perché stavamo proprio ridendo continuamente insieme alla truppa che ci stigava a ridere. Quello sono due o tre momenti quando lui dice sì, mo me lo segno, ricordati che deve morire, che è una cosa. E quando usciamo con quella cosa qua che mi dà la botta, ci sono dei momenti in cui non riuscivamo proprio a girare, ma quello era proprio dato dall'incontro d'amore che c'è stato fra me e Troisi. Quel periodo lì era proprio due innamorati, dormivamo proprio insieme, proprio c'era una cosa che, e avremmo voluto fare il seguito, ogni tanto ce lo dicevamo. Infatti il film finisce, è aperto, finisce con Leonardo da Vinci che fa 33, 33, 33 e rimaniamo di là, quindi era un finale aperto come ho voluto a voler fare una serie. Questi sono i versi che avevo dedicato, diciamo, a un grandissimo autore, a un grande autore che è Massimo Troisi. E fanno così. Chissà cosa teneva dinta a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi, non se ne fa un altro. Morto Troisi, muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Yam, Oilok, Nagy, Ek, Az, era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non m'ha mai parlato della pizza e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. Ha fatto più miracoli il tuo verbo che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui.